potenzialmente infinito. Entità attraverso Corrado Piancastelli, 1990. Per lo spirito, essendo egli potenzialmente infinito, poiché proviene dalla matrice di Dio, l'accrescimento è un discoprimento interiore. Non è un'introduzione dall'esterno all'interno dello spirito. Lo spirito discopre sempre in se stesso, perché essendo la sua struttura divina, egli ha già tutto perché ha l'infinito dentro. Egli discopre se stesso, e l'esterno da sé rappresenta il momento dello stimolo, il momento del processo di moto dello spirito.